Ciao a tutti! In questo video parleremo di come condividere dati in maniera sicura su Snowflake. Il Secure Data Sharing di Snowflake è una funzionalità pensata per una condivisione sicura dei dati real-time, quindi immediatamente disponibile a tutti coloro che vi hanno accesso e che evita duplicazioni dei dati, duplicazioni che possono rivelarsi poco gestibili in molti casi, ad esempio quando abbiamo bisogno di modificare il database. Il Secure Data Sharing è una soluzione per la quale un data provider con un proprio account Snowflake può condividere un database con altri account senza necessità di duplicarlo. L'unica copia del database, infatti, continua a vivere nell'account originale di chi condivide quei dati e a quell'unica copia hanno accesso gli account abilitati, che hanno quindi possibilità di accedere a quei dati, di utilizzarli e vederli in tempo, aggiornati in tempo reale. Andiamo a vedere qualche esempio direttamente su Snowflake. Innanzitutto, osserviamo che nella sezione Worksheets, qui sulla sinistra, c'è l'elenco dei database disponibili. Alcuni di essi presentano, accanto al simboletto del database, una freccetta. Questa freccetta indica che quel database è in realtà stato condiviso con il nostro account attraverso il Secure Data Sharing. Vedete che in questo caso ci sono questi due database condivisi, il database Snowflake e Snowflake Sample Data, che sono due esempi di data sharing forniti da Snowflake. Infatti, Snowflake condivide con ogni account due database, uno di Sample Data, un altro contenente i dati sull'utilizzo del nostro account, dati che così sono disponibili per poterli utilizzare e analizzare e monitorare. Quindi questi dati sono dati condivisi con noi, ma che non usano lo storage del nostro account, quindi noi non paghiamo per questo spazio in memoria. Ora, facendo attenzione a trovarci con l'account admin come ruolo selezionato qui in alto a destra, spostiamoci sulla sezione Shares. In questa sezione vediamo che sono presenti due sottosezioni, inbound e outbound. In inbound vediamo elencati i database condivisi con il nostro account mediante data sharing. Quindi in questo caso vedete ci sono i due database condivisi da Snowflake. Nella sezione outbound invece, qui al contrario vediamo quei database che condividiamo noi con altri account. Supponiamo infatti di aver lavorato con dei dati, averli preparati. Avere quindi un database pronto all'uso e doverlo condividere con terze parti affinché facciano delle ulteriori analisi. Possiamo condividere questo database da noi creato, appunto, utilizzando questa funzione di data sharing e abilitando gli account che vogliamo che vedano quei dati, appunto, affinché possano accedervi. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo, ad esempio, di dover condividere il database Citibike che avevamo creato nel corso di questo tutorial, nei video precedenti. Allora, infatti, un database che quindi è presente nella lista dei nostri database. Quindi andiamo nella sezione Share Outbound e clicchiamo su Create. Indichiamo semplicemente un nome e selezioniamo il database e le tabelle o le viste che vogliamo condividere. In questo caso ho soltanto la tabella TRIPS disponibile, la seleziono, clicco su Apply. Quindi stiamo condividendo la tabella TRIPS del database Citibike. Clicco su Create. Il prossimo step è aggiungere i consumers, cioè gli account che con cui vogliamo condividere questi dati. Cliccando su Add Consumers, vediamo che si presentano due possibilità. Possiamo o condividere il database con altri account, cliccando sull'opzione Full, quindi account che posseggono
un account Snowflake, oppure account di tipo reader, che possiamo anche andare a creare noi contestualmente a questa operazione. Infatti, i reader account sono pensati per quei data consumers che non sono clienti Snowflake, quindi che non posseggono un account Snowflake, ma che hanno necessità di accedere a quei dati. Possiamo, adesso io non andrò a farlo nell'ambito di questo video, ma il data provider può creare dei reader account con i quali condividere appunto i dati. Ovviamente questi reader accounts non hanno alcun costo per il consumer, in quanto il tutto è gestito dal data provider. Chi ha un reader account ha semplicemente accesso a quei dati che sono stati condivisi con lui, non ha ovviamente possibilità di modificare quel database, aggiungere dati, cancellarli o aggiornarli. Quindi per il momento chiudo qui e proseguiamo parlando di un'altra importante funzionalità di Snowflake, basata sempre sul data sharing, funzionalità che è il Data Marketplace. Data Marketplace, per cui c'è una sezione dedicata qui in alto, è una piattaforma online pensata per condividere, comprare o vendere dati. Infatti, molte aziende hanno necessità di integrare e arricchire le proprie analisi con dati esterni provenienti da terze parti. Basta pensare a dati demografici o dati meteorologici, o ultimamente si è visto come i dati epidemiologici siano stati particolarmente utili durante la pandemia di Covid-19. In sostanza, potremmo dire che il data marketplace è una forma pubblica di data sharing. Vediamo concretamente un esempio. Clicchiamo su Explore the Snowflake Data Marketplace. E veniamo rimandati a una nuova pagina che in realtà fa parte sempre di Snowflake, ma della nuova piattaforma Snowsight, che è semplicemente una interfaccia aggiornata di Snowflake, su cui tra l'altro faremo un video prossimamente. Ma adesso focalizziamoci su questa sezione che è il Data Marketplace. Vediamo che qui troviamo varie risorse che sono database di vario genere organizzati per categorie. Innanzitutto possiamo filtrarli per providers, per business needs o semplicemente per categoria, per industry, financial, weather, commerce, eccetera. Supponiamo di dover cercare dei dati riguardanti dati epidemiologici. Allora vado a cercare COVID, farò come parola chiave, e abbiamo trovato 22 risultati, quindi di database presenti sul marketplace disponibili all'uso. Vado a scegliere ad esempio questo qui, COVID-19 Epidemiological Data. Clicco e si apre una finestra in cui troviamo innanzitutto una descrizione di questo database con alcuni esempi, alcuni use case, esempi di utilizzo, alcuni esempi anche di queries che possono essere utilizzate per interrogare quei dati, particolarmente utili per chi non fosse particolarmente magari esperto. E qui in alto vediamo questo pulsante Get Data. Cliccando qui, clicco su Get Data, fare attenzione ad essere sul account admin come ruolo, altrimenti non abbiamo l'autorizzazione. Get Data, ecco Data, clicco su Done, torno su Snowflake, vado nella sezione Shares Inbound, vediamo che ora c'è questa database Secure Share Name COVID-19 Star Schema, che è quello che abbiamo
selezionato adesso. Se vado nella sezione Worksheets e aggiorno qui i database sul lato, vediamo che appunto compare questo database, che è un database condiviso, e con questo direi che possibilità del data sharing, del data marketplace. Vi invito ad approfondire la tematica se vi interessa, utilizzando la documentazione ufficiale di Snowflake. Per chiudere il video, visto che siamo giunti anche alla fine di questa guida che abbiamo seguito nel corso di questo percorso, vediamo come poter resettare il nostro ambiente Snowflake rimuovendo tutti gli oggetti che abbiamo creato durante questo tutorial. Basta andare andiamo ad eseguire queste queries che vanno a cancellare tutti gli oggetti creati durante questo tutorial. Quindi sono appunto queries di tipo drop share, che va a cancellare appunto lo share che abbiamo creato nel corso di questo video, drop database che va a cancellare il database city bike che abbiamo creato, drop warehouse, drop role, drop database. Questo invece è quello a cui ci siamo collegati adesso sui dati epidemiologici. Eseguire queste queries e in questo modo abbiamo resettato il nostro ambiente Snowflake. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi saluto.